Si può stare in coppia senza fare l'amore? Allora, molti si pongono questa domanda, no? Se è possibile stare in relazione di coppia senza fare sesso, senza fare l'amore. Ma cioè io sono molto pragmatico, per cui guardo le situazioni. Ci sono milioni di coppie sposate che sono sposate appunto da anni e magari da anni non fanno più sesso, non fanno più l'amore. Perché questo lo dicono anche le neuroscienze: l'attrazione, la passione, la voglia di fare sesso con una persona tende a esaurirsi tutto sommato abbastanza rapidamente. In una coppia convivente più o meno sono 18 mesi, poi in alcuni casi di meno, in alcuni casi di più, ma non è un qualcosa che va avanti nel tempo, negli anni. Io credo che se facessero veramente delle statistiche su coppie sposate da 20 anni, quelle che fanno ancora sesso, che fanno ancora l'amore, insomma, io penso sarebbero una minoranza. Certo, ce ne sarebbero ancora, per carità, ci sono quelli che anche dopo 50 anni continuano a farlo, ma una percentuale che secondo me non arriva alla doppia cifra. E questo dipende da cosa? Beh, dipende dal fatto che il coinvolgimento, la passione richiede mistero, perché è un fatto cerebrale, poi fondamentalmente. Non c'entra niente che sia bella, sia brutta, cioè c'entra per carità, seppure è brutto, brutto, ma è una questione mentale. E con gli anni, una persona, frequentandolo tutti i giorni, quotidianamente, giorno e notte, diventa una sorta di parente fondamentalmente. È inevitabile, diventa come se fosse un fratello, una sorella. E con un fratello o con una sorella non ci vai a letto perché c'è questa sorta di tabù dell'incesto che tra l'altro hanno, credo che sia un qualcosa legato solo agli umani, perché mi sa che gli altri mammiferi si accoppiano tranquillamente, però gli esseri umani hanno questo tabù. E che differenza c'è poi tra un fratello che magari hai conosciuto fin da piccolo, diciamo così, e quindi non ti ispira assolutamente nulla, o una sorella, o una persona con la quale, diciamo, è una convivenza, magari che non è iniziata da piccolo, ma che ne so, per dire, è iniziata a 25 anni, quando ne hai 45, è come se fosse un fratello, lo vedi in quel senso lì. Ma l'affetto c'è, ed è l'affettività che tiene unita la coppia. La sessualità poi è un fatto trasgressivo, che potrai trovare al di fuori del rapporto di coppia, se ti interessa, eccetera, ma questo non preclude l'amore, non preclude il coinvolgimento. L'amore col sesso non c'entra assolutamente nulla.